Buonasera, sono felice di intervenire dopo la professoressa perché l'esperienza che vi voglio raccontare è proprio quella di un giardino di giustizia scolastico. Ringrazio Dario e ringrazio Gabriele Nissi per aver voluto coinvolgere questa nostra esperienza scolastica in un momento così importante di condivisione. L'idea nostra è quella di contribuire nel nostro piccolo, siamo un istituto comprensivo che ha scuole di infanzia, primaria, secondaria e primo grado, a costruire un po' un argine ai disvalori in cui la nostra società sembra veramente sempre più immersa. Velocemente vi racconto quello che abbiamo fatto. I nostri ragazzi della scuola media nel 2015 hanno partecipato in un gruppo molto piccolo alla celebrazione del Montestella il 6 marzo. Sono tornati, vi assicuro, veramente entusiasti ed emozionati perché per la prima volta sentivano direttamente dalla voce dei giusti le esperienze che noi a scuola avevamo già anticipato. Sentirle però dalle persone è un'esperienza completamente diversa. Sono rientrati a Vercelli con molto entusiasmo e a settembre dell'anno scolastico successivo abbiamo organizzato un laboratorio di education. Quindi i ragazzi più grandi hanno progettato tutta una serie di attività e sono andati nelle classi dei ragazzi più piccoli a parlare dei giusti. Hanno fatto però anche una cosa in più che è stato proprio progettare in termini pratici, no? Il giardino, dove lo mettiamo, come dovranno essere le targhe. Si sono attivati per la prima volta. Nel marzo del 2016 abbiamo inaugurato il nostro giardino con una grande festa. Quello che vedete è il disegno realizzato dai bambini della scuola dell'infanzia, perché siamo riusciti a coinvolgere i bambini di anzi due scuole dell'infanzia del nostro comprensivo. Le mie ragazze, per caso erano tutte femmine, hanno scritto una fiaba in cui un cagnolino più debole veniva difeso da uno più forte, e anzi da un padrone cattivo a dire il vero, e sono andate a fare un laboratorio con i piccolini della scuola dell'infanzia. Quindi già questo è un elemento importante perché non hanno soltanto ascoltato, ma hanno dovuto progettare ed attivarsi per andare incontro in questo caso alle esigenze dei bimbi più piccoli. Quell'anno abbiamo dedicato tre alberi, un primo dedicato ai cittadini di Lampedusa, in parallelo con un albero dedicato ai cittadini di Nonantola, quindi due comunità che si prendono carico del destino dei più deboli. E il terzo albero è stato invece dedicato alla Sana Bathini, il Giovane del Mali, che anche voi al Montestella avete celebrato quest'anno, avete onorato quest'anno. E un po' prima non ricordo chi parlava degli amici giusti, la signora parlava degli amici giusti, noi abbiamo un po' l'onore di essere stati i primi ad ospitarlo, è davvero stato in quei giorni l'amico giusto dei nostri alunni, ha trascorso una giornata intera con una pazienza da giusto, davvero, con tutti i nostri ragazzi, ha ascoltato, ha risposto, ha fatto selfie, ha firmato autografi, è stata una giornata veramente molto intensa per tutti. Un anno dopo, nel 2017, quindi quest'anno, abbiamo di nuovo celebrato la giornata, abbiamo piantato altri due alberi, due magnolie dedicate a Janusz Korczak, citato dalla professoressa, e il secondo a Fratusei, di cui si è parlato già anche molto oggi. Non sono state due scelte casuali, ma sono state il risultato di una esperienza legata al giorno della memoria, di cui vi parlerò fra poco. Quindi, nel giro di 2 anni circa, per la nostra scuola le biografie dei giusti sono diventati degli strumenti imprescindibili nella didattica e nell'educazione. Noi siamo una scuola media, quindi ancora di più l'aspetto educativo e pedagogico per noi è molto importante. Perché ci servono i giusti? Innanzitutto perché insegnano la storia e conservano la memoria, ma da una prospettiva inedita per la scuola. I nostri ragazzi sono abituati ad ascoltare ciò che è male, ad ascoltare in qualche modo la storia per capirci, per semplificare dei cattivi. Offrire la possibilità di vedere le cose da una prospettiva diversa è veramente un'apertura, un nuovo orizzonte per i ragazzi e le ragazze che si sentono un po' più padroni anche delle loro vite. Non c'è stata indifferenza assoluta, ma qualcuno ha saputo agire. Naturalmente però dal punto di vista educativo ci servono per allenare
quelle che noi alla scuola media ormai conosciamo bene, le chiamiamo life skills, cioè le capacità, le competenze di vita che servono per il loro futuro e soprattutto per un po' per volta orientarsi in un presente che abbiamo constatato, abbiamo discusso oggi, diventa veramente sempre più complesso e difficile da interpretare. Infine, ed è l'aspetto che a noi interessa di più, in qualche modo invitano, io userei anche la parola obbligano, moralmente all'azione, cioè non rimanere fermi, a non stare semplicemente a guardare e a voltare la faccia, in una prospettiva però che è quella che forse ho amato di più nei libri di Gabriele Nissim, che è quella della sostenibilità personale. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Non invitiamo a essere eroi assoluti, ma invitiamo a vivere con coscienza e responsabilità la vita quotidiana. Noi come insegnanti registriamo, e questo oggettivo penso che tutti i colleghi in sala siano d'accordo con me, un disagio crescente. I ragazzi e le ragazze fanno sempre più fatica a capire quello che li circonda. Hanno talmente tanti stimoli dall'esterno che diventa difficile capire ciò che è giusto e ciò che non lo è, addirittura ciò che è vero e ciò che non lo è, che è un elemento veramente devastante dal punto di vista della cultura e della società. Inoltre si alternano dei momenti di violenza, aggressività, che può essere vissuta, subita, agita o anche semplicemente assorbita nell'ambiente e nel clima, a momenti di totale indifferenza in cui l'altro da sé perde le sue caratteristiche di essere umano. Allora noi come scuola siamo obbligati a trovare una strategia, abbiamo un dovere professionale, morale, di trovare delle strategie per andare incontro a questo tipo di difficoltà che vediamo nei nostri ragazzi. Con una certezza però, perché questa non la dobbiamo mai perdere, che i bambini, ma anche i ragazzi, tendono spontaneamente al bene e che soltanto praticandolo, imitandolo, conoscendolo possono portarlo nel mondo. Se nessuno glielo fa vedere, nessuno dimostra loro che sono in grado di fare il bene, è ben difficile che poi riescano a restituirlo. Se nessuno riceve, nessuno restituisce. Ci piace dunque pensare di esserci, avete visto le slide di prima, magari chiederei di tornare un pochino indietro, se è possibile. Ho voluto utilizzare questa metafora un po' del sentiero che rientrava anche nel vostro gioco, cioè ci piace pensare di esserci incamminati nel nostro istituto sul sentiero tracciato dai giusti. È un percorso, noi lo vediamo, che non è semplice perché non dà risposte facili a situazioni complesse, che è un po' la trappola di questa epoca. I ragazzi, ovvio, che sono attirati da chi dà loro delle risposte facili. Io faccio una domanda, tu mi rispondi subito, io ci credo e sono a posto. La domanda richiama in realtà un'altra domanda. Se tu me ne fai una, io provo a farti riflettere su quello che mi stai chiedendo e te ne faccio un'altra. E andiamo avanti così finché non troviamo un momento in cui qualcosa finalmente si accende, no? In autonomia però, senza che sia io per forza a dirtelo. E devo dire che sono molto siamo, perché tutta quanta la scuola, tutto l'istituto contribuisce a questo progetto, siamo felici di dire che il nostro giardino è uno strumento educativo per noi importante e fondamentale. Innanzitutto ci aiuta a educare i ragazzi alla responsabilità personale, è il titolo di questo incontro, quindi ci mancherebbe. Però in una prospettiva in cui la scelta è libera, si insegna, si aiuta i ragazzi a imparare a scegliere ed eventualmente a subire le conseguenze della propria scelta, lo diceva lei prima. Non possiamo pensare di obbligare i nostri ragazzi a fare ciò che è giusto. Noi insegniamo loro, aiutiamo loro a prendere una strada con consapevolezza, eventualmente gestire le conseguenze e l'errore, che non è mai definitivo, insomma, soprattutto alla loro età. Sì, scusate, vado velocissimo. Educa al rispetto della diversità, alla valorizzazione delle diversità, e educa a capire, a saper accettare la sofferenza dell'altro, alla gratitudine, alla riconoscenza, lo diceva qualcuno prima, e infine soprattutto educa all'azione. Questa è la cosa che ci interessa di più. Lasciamo solo la penultima slide, se possibile, perché grazie.
questo nostro percorso abbiamo potuto proporre ai nostri alunni di terza lo scorso gennaio, per la giornata della memoria, un'esperienza in cui hanno dovuto mettersi in gioco. Sono stati immersi in una simulazione in cui i ragazzi stranieri avrebbero dovuto seguire delle lezioni separate rispetto al resto della classe. È stata un'esperienza di cui per un momento si è parlato anche molto, e ci siamo sentiti assai imbarazzate da questa situazione, ma il risultato è riassunto in questa istituzione che abbiamo fatto poi alla fine dell'esperienza. C'è stata una lezione da parte di tutti i ragazzi, veramente, di tutti i ragazzi di terza, in modo diverso. Questo ha fatto proprio ciò che fanno i giusti, non ha abbandonato, non ha lasciato i compagni. Ha detto: bene, se loro sono stranieri, siamo tutti stranieri e andiamo insieme a loro. L'ultima slide è un po' il messaggio che ci lasciano, no? I ragazzi hanno interpretato questo discorso del sentiero, ora tocca a te continuare il percorso, prendi il filo che era tutto lungo la scuola e crea il tuo sentiero. Allora.